dal 6 al 16 settembre 2021 nello spazio espositivo San Marco in via Sanzanobbe a Firenze è in corso una interessantissima e attualissima mostra della pittrice chiantigiana Manuela Morandini, una pittrice che ha alle spalle un percorso artistico, diciamo, nel segno del figurativo. Infatti ha frequentato l'Accademia Libera del Nudo e l'Accademia di Belle Arti di Firenze, però vedendo questa mostra ovviamente i nostri telespettatori capiranno che poi il suo percorso si è snodato in maniera molto diversa. Infatti è approdata per una mostra di forte denuncia ambientale a un astratto pieno di simboli, di rimandi e di richiami. Infatti il titolo della mostra è Microplastiche al microscopio. L'artista ha analizzato questi rifiuti di plastica, soprattutto i piccoli frammenti di plastica che ogni giorno la nostra società espelle dopo averla utilizzata, che però non si disperdono nell'ambiente ma lo inquinano, non solo la terra ma anche e soprattutto gli oceani. Abbiamo visto che c'è un vero e proprio continente nell'Oceano Atlantico formato da residui di plastica. Ma vorrei che questa mostra la presentasse direttamente lei ai nostri telespettatori, invitandoli ovviamente a venire a visitarla tutti i giorni dal 6 al 16 settembre dalle 17 alle 19. Chi verrà a visitare la mostra troverà anche in anteprima, e faccio già la richiesta di presentazione alla signora Morandini, in esposizione anche un'anteprima importante, il calendario 2022 realizzato proprio sulla falsariga degli stilemi che vedete riprodotti in questa originalissima mostra personale. Io prima di esporre, diciamo, il contenuto della mia mostra, ringrazio tutti i coordinatori di Toscana Cultura, la signora Lucia Laveggi in primo luogo, e poi tutte le altre persone che io non conosco personalmente. Di nuovo grazie. Questa mostra l'ho preparata dal mese di marzo-aprile di questo anno. L'argomento è l'inquinamento. Io ho scelto come inquinamento le microplastiche, e come ho preparato, diciamo, i miei quadri. I miei quadri sono tutte tavole che io ho preparato con la tela gessata, le tele gessate che ho attaccato al legno con della colla, e poi ho adoperato i colori acrilici. I colori acrilici li ho fatti veicolare sulle tavole con strumenti diversi, e fra questi ho adoperato anche delle pompette, delle siringhe, e ho fatto più che altro un gioco di fantasia. E non solo quindi i colori acrilici ho adoperato, ma ho adoperato anche l'oro e l'argento. Continuato il discorso dell'inquinamento, costruendo anche un calendario artistico. E infatti in questo calendario che ho costruito io ho rappresentato alcuni quadri che io ho esposto, e naturalmente inserendo anche gli estratti della lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Questa è una prima mia personale che ho fatto in questo ambiente.